Provano 2-3, ciao a tutti ragazzi, oggi siamo finalmente tornati su Skyrim con l'ultima parte del let's play della quest dell'amuleto Figerrimo. In questa puntata non ci sarà nessun amuleto da prendere, semplicemente dovremo riforgiare i tre pezzi che abbiamo trovato. Adesso sono entrato nell'ultima caverna, insomma. Qui adesso mi appresto a posizionare i tre amuleti nei rispettivi piedistalli, insomma, nelle rispettive posizioni. E adesso, dopo un breve terremoto, ci ritroveremo davanti a tutti e tre i re. E li dovremo affrontare uno per uno. Quindi ci ritroveremo a affrontare i re che abbiamo battuto l'altra volta. Ok, ragazzi, in questo video durerà 7 minuti, niente di che. Giusto per completare il let's play che ho finalmente con questo video completato. E niente, volevo dire un po' di cose di qua e di là. E dunque, adesso penso che sul canale metterò due video di let's play di un gioco che sto facendo. Adesso let's play aperti, c'ho Serious Sam 3, The Suffering e Minecraft con Vicarious. Mi sta piacendo quella serie, ma sembra di sì, dai, sta piacendo, per cui penso che la continueremo, anche perché ci divertiamo anche noi, perché sono abbastanza avanti con le registrazioni e l'unica cosa che devo fare è quella di caricare il video, insomma. E niente, qua ho anche il mio Lallonesse che mi aiuta contro sto tizio. Comunque, ok, quindi io adesso io penserò che caricherò a alternanza due episodi di Let's Play di Serious Sam. Poi un video singolo che può essere un commentary, una recensione, un video della rubrichetta dei giochi patacosi, che ho già in mente un altro titolo, oppure un commentary, sì, video singoli comunque che non si protraggono poi nel tempo, che finiscono e iniziano lì. E poi altri due video, per esempio adesso penso farò due video di Serious Sam, un video singolo, due video di The Suffering, un video singolo, due video di Minecraft, un video singolo. Il tutto a ritmo di un video ogni 2 giorni, penso. Sì, tanto non è che mi si occupa tanto tempo alla fine caricare i video. Per cui niente, adesso vedrò di fare così. Qui ho evocato il Dremora del bastone che ho preso da quando ho fatto la quest dell'Ubriacone. Comunque, e niente, e questo è. E dunque, cosa vi posso dire? Niente, ah, vi volevo dire quella cosa che ho detto nel let's play di Minecraft, ma anche poi mi sono trattato un nuoto. Ve la dico solo esclusivamente perché magari qualcuno era curioso. No, poi mi sono scordato. Mi sono anche addirittura scordato cosa dovevo dire. Per cui niente, se mi viene in mente ve lo dico, se no niente. Perché ho detto una cosa nel video di Minecraft, datelo a vedere, se non l'avete visto, che ho detto non ve la dico adesso, ve la dico nel let's play di Skyrim, mi sono scordato pure quello. E perfetto. Quindi non so neanche che cazzo dire. Ora, dunque. Boh. E io niente. Parteciperò al concorso di Mister Magro, giusto per farvelo sapere. Mister Magro è un ragazzo che fa let's play assieme a Ogash di qua e di là nel Random Zin Network, che è un canale che seguo, andatevi a iscrivere. Si chiama Random Zin Network, sono molto divertenti tutti quanti i partecipanti. E niente, per il resto ho meno tempo per editare perché sti giorni devo recuperare le ultime materie a scuola. Che devo recuperare gli ultimi voti, per cui tanto fra un po' finiscono le vacanze, per cui vedrò anche di. Poi vabbè, tanto i video ci sono sempre. Carico uno al giorno, appunto. Poi alcuni sono anche in. Sono caricati, ma sono in. Come si chiama? Sono privati. Che non ne voglio mettere troppo spesso perché magari. Boh, uno dopo non mi sta dietro di qua e di là. Comunque, siamo arrivati a 330 iscritti. Io ringrazio tutti i miei iscritti. Continuate a seguirmi. E niente, qua probabilmente si è bloccato il gioco come fa molto spesso. Sì. Penso si sia bloccato il gioco. E infatti tipo smetto di registrare e poi riattacco. Mi sa, sì. Ecco, infatti. Comunque, niente. E sì, abbiamo ucciso anche il secondo a sto punto, perché avevo fatto un taglio. Abbiamo ucciso anche il secondo. Adesso ci apprestiamo a fare l'ultimo. E niente. Ah, questo siccome il tizio della velocità mi sono messo i. Ah no, quello. Eh sì, siccome questo è il tizio che del vigore ho
Mi sono messo la morsa gelida in modo da rallentarlo, insomma. E niente, ragazzi, mi è partito che salva schermo. Ok, qua urlo di fuoco. Ho scoperto tipo all'ultimo di come si sbloccassero gli urli. Però, a proposito, Skyrim, io l'ho, cioè, no, lo devo ancora finire, sono proprio l'ultima missione che devo fare. Comunque comincia già a venirmi a noia, madonna. Però adesso devo solo finirlo. Dai, abbastanza fighetto come gioco. Solo che alla fine dicono che è longevo di qua di là, ma alla fine dopo un po'... Cioè, sarà longevo, eh. Longevo è longevo, però... Se dopo quelle... un po' di ore che hai fatto, veramente, non ne puoi più. Per cui da sentir parlare di Skyrim. Adesso si sente molto meno parlare di Skyrim. Ho notato questa cosa. Sì, un po' morto su YouTube sto gioco. Poi niente, è uscito Diablo 3. Figo, forse me lo volevo comprare perché quel genere di giochi non l'ho mai provato, gli RPG. Però niente. Per il resto, niente. Qua abbiamo ucciso... Qua mi sa che devo ucciderli tutti e tre. No. Ah sì, qua... ah, bellissima scena questa. In cui io pensavo di doverli uccidere tutti e tre assieme, invece no. I tre re vengono spazzati via da questo mondo perché appunto hanno... Come mi dirà sto tizio. Tipo, dovrebbe dire qualcosa. Oddio. Ah no, scompare pure lui. Comunque, niente. Quindi sto tizio ha spazzato via i tre re. Non so bene come sia portata la storia. Comunque, l'importante è che abbiamo ucciso tutti i tre re. Abbiamo riforgiato la moneta di Goldur. E adesso abbiamo un amuleto che ci dà più 30 in vigore, più 30 in magica e più 30 in vita. Magica, come si chiama. Infatti, come vedete, adesso lo selezionerò, me lo indosserò. Infatti aumenta salute, magica e vigore di 30 punti. E niente, ragazzi, con questo video è tutto. Abbiamo completato il let's play. Io, come sempre, vi saluto. E come sempre iscrivetevi e commentate. Ciao ragazzi, un saluto da Zo e da questo fierissimo Nathan. Ciao!